Emergono maggiori particolari sul sequestro di un capannone del sito di stoccaggio di rifiuti a Polla operata dalla Forestale. I sigilli, occorre ricordare, sono scattati a opera della Forestale di Polla in una operazione congiunta con la polizia locale. Le persone denunciate sono due. Il sequestro è avvenuto in quanto, secondo quanto riferito, sono presenti, nei pressi dell'azienda, forti esalazioni maleodoranti e l'impianto non lavora in depressione. Inoltre è stato riscontrato anche il liquido percolato fuori controllo. Il tutto, secondo quanto riferito, contornato da gravi anomalie nella gestione dell'impianto di trasferenza di rifiuti di proprietà del consorzio Bacino Sa3, gestito dalla società Ergon. A margine di ispezione da parte dei tecnici dell'ARPAC, dell'ufficio tecnico del comune di Polla e relative indagini condotte dal sovrintendente Pietro Rubino del comando forestale di Polla, dipendente dal comando provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Salerno, diretto dal vicequestore aggiunto Maria Gabriella Martino, insieme agli agenti della Polizia Locale di Polla, per le gravi anomalie riscontrate all'interno dello stabilimento dove sono stoccate diverse tonnellate di rifiuti frazione umido, del mancato funzionamento dell'impianto di aerazione, del mancato funzionamento del sistema di deodorizzazione, dell'assenza di manutenzione del sistema di condotte e griglie di raccolta percolato con fuoriuscita sul piazzale esterno a diretto contatto con le acque di prima pioggia, delle carenze igienico-sanitarie stante la presenza di un cane di razza meticcia nutrirsi del rifiuto umido e liquami all'interno del capannone lasciato alla mercé di chi che sia, che hanno fatto scattare i sigilli di sequestro nei confronti dello stabilimento di circa 50 tonnellate tra rifiuti umido e fanchi, del percolato e dell'intero impianto di aerazione, comprensivo delle torri a vasca biofiltro. Al momento sono due le persone residenti nel Vallo di Diano denunciate, entrambe ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati penali per la gestione di impianto di trasferenza rifiuti non a norma di legge. Nel frattempo, gli imprenditori dell'area industriale di Polla hanno redatto un esposto che è stato depositato al sindaco del comune di Polla, Rocco Giuliano, e alla stessa forestale. Il primo cittadino, appena ricevuto la notifica del verbale di sequestro da parte della polizia giudiziaria della forestale, in qualità di autorità sanitaria locale, ha immediatamente emesso apposita ordinanza per la rimozione e avvio a smaltimento dei rifiuti frazione umido sottoposti a sequestro per motivi di igiene e sanità nei confronti della Ergon e del consorzio. Insomma, una situazione molto delicata e dalla quale emerge una domanda. Gli amministratori dei comuni che conferivano i rifiuti erano a conoscenza della situazione dell'impianto? Scelto, ricordiamo, anche dalla provincia per trasferire i rifiuti dello STIR.